Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con Final Fantasy VII. Nel video scorso abbiamo visitato Costa del Sol e poi abbiamo incontrato Ojo. E abbiamo anche scoperto che Sephiroth si è diretto a ovest verso Monte Corel, che infatti è la nostra prossima destinazione. Allora io direi di caricare subito la partita. E infatti eravamo arrivati qui all'entrata di Monte Corel, avevamo fatto quel percorso lì. Allora, faccio solo una piccola modifica nell'equipaggiamento. Perché adesso qui ci saranno dei mostri che fanno degli attacchi di fuoco e anche di veleno. Infatti volevo mettere a Cloud l'anello, il Fire Ring, così ha la difesa dal fuoco. E a Rosso 13 lascio il talisman, invece a Barret gli metterò lo Star Pendant, così è immune dal veleno. Inoltre gli metto anche Fire più Elemental nella difesa, però devo dare Earth a Rosso 13. Ma questo è di livello 1, no? Mi serve di livello 2, è più utile. Allora mettiamo qui Elemental e poi Earth faccio un cambio e con Fire. Così adesso lui ha Earth. E adesso abbiamo Fire più Elemental nella difesa. Quindi possiamo andare. Ah, qui c'è un signore. Sentiamo cosa ci dice. Ehi, ascoltami solo un momento. Che c'è? È appena passato un tizio che indossava un mantello nero. Ho provato ad avvisarlo che più su è pericoloso, ma mi ha ignorato. Sephiroth. Io vado avanti. Barret non era molto contento. È pericoloso più sopra, fai molta attenzione per strada. Se qualcuno ti saluta affettuosamente durante il viaggio, vedi di ricambiarlo. Questo è l'aspetto piacevole di vivere sulla strada. È pericoloso più sopra, ok. Quindi è passato Sephiroth di qua. Siamo sulla strada giusta. Adesso qui incontreremo qualche nemico e potremo anche rubare qualche oggetto interessante. Ecco, infatti questo nemico qui, quel mostro verde, questo qui, da questo potremo rubare un'arma per Rosso 13, che però in realtà abbiamo già. Però io la ruberò per poi venderla e fare qualche gill. Ah, subito, sono stato fortunato. Diamond Pin. Solo se non credo che non si può rubare due volte, però ok. Ecco, infatti questo è il mostro che avvelena. Anzi, in realtà mi è venuto in mente che ho un altro Star Pendant, lo potrei mettere a Rosso 13. Allora, l'arma che abbiamo rubato è questa qui che avevamo già acquistato, però adesso così le potremo vendere. E poi però volevo mettere a Rosso 13 un altro Star Pendant, così almeno due personaggi sono immuni dal veleno. E qui c'è un altro reattore Mako. Però questa volta non dovremmo piazzare nessuna bomba. Ah, andiamo pure avanti. E
Dovrei incontrare qualche altro nemico da cui è possibile rubare un oggetto. Intanto mi pare sense. Allora, avvelenato Cloud, però è la volta buona per usare questa magia. Adesso ne voglio rubare qualcun'altra, così faccio qualche gill. Ottimo. Infatti ho fatto bene a metterlo anche a rosso 13. Ottimo, un altro Diamond Bean. Allora, adesso direi di finirli, e visto che sono deboli al gelo, ne approfitto. Ah, buono, 1030. Poi se volete fare un po' di gil, rubate queste armi da questi nemici, così fate, raccimolate un po' di soldi. Allora, scendiamo prima qui sotto che... no, andiamo prima di qua. Mi sembra che non c'è niente da vedere, però voglio togliermi il dubbio. Ok, non si può andare da nessuna parte. Che qui ci dovrebbe anche essere un mostro. Un mostro classico di Final Fantasy. Eccolo qua. Questo è Pyros. In questo Final Fantasy si chiama Bomb. E potremmo rubare un oggetto interessante. Vediamo subito se ci riesco. No. A 600 HP. Adesso bisogna fare attenzione perché ogni volta che lo attacchiamo poi si gonfia e poi a un certo punto si autodistrugge. E se si autodistrugge non possiamo guadagnare né esperienza né soldi. E poi inoltre ci fa anche un bel danno. Però io ho messo le difese dal fuoco proprio per questo mostro qui. Perché comunque fa un bel po' di danni. Eccolo qui, questo è l'oggetto che volevo, Right Arm. E vediamo, adesso non so se compare subito qui. Nel caso lo vediamo poi nel menu. Ah, eccolo qua. È un oggetto che causa danni di fuoco a tutti i nemici ed è molto potente. E questo mostro è debole al ghiaccio, quindi se usate Ice oppure Shiva gli farete molti danni. Ecco, come avete visto si è gonfiato, e se si gonfia più di due volte poi esplode. Però adesso con questo lo finiamo. Fate attenzione perché se usate Shiva senza averlo attaccato prima, se ha la vita piena, non lo uccidete e poi si autodistruggerà. Quindi colpitelo almeno una volta se volete usare Shiva. Gli oggetti che dovevamo rubare li abbiamo rubati tutti. Adesso... ah, questo è un altro nemico classico di Final Fantasy. E fate attenzione a questi, Cocatolis. E fate attenzione a questi perché fanno lo status alterato pietra. E se vi fanno questo status, dopo 30 secondi il personaggio si trasforma, si muterà in pietra, quindi... e sarà game over se tutti e tre i personaggi diventano di pietra, quindi fate attenzione. Per curare lo status pietra usate soft, questo l'abbiamo acquistato nella Costa del Sol, quindi è importante.
Usiamo. Non so se li finisco tutti e due. Ah, non ha molta vita. Beh, direi di finirlo. Ottimo, abbiamo sbloccato la seconda limit di livello 2 di Cloud, Glim Hazard. E abbiamo sbloccato questa nuova limit perché Cloud ha usato la limit Blade Beam 7 volte. Ma questo è l'oggetto per curare status pietra. Allora, vediamo subito la nuova limit. Eccola qui. Glim Hazard. È molto bella, adesso poi se riesco vi faccio vedere com'è. E qui invece non ci dovrebbe essere niente da fare. Controllo solo qua, ma credo proprio che non ci sia niente. No, infatti ce ne possiamo andare. Ah, eccolo qua, questo è l'attacco che fa lo status pietra, adesso ha mancato rosso 13. Però fate attenzione perché se lo fa tutti e tre i personaggi è game over. Meno 1. Sì, non sono nemici troppo forti. Ottimo. Un altro soft. Sì, più che altro bisogna stare attenti a quell'attacco che fa pietra. Allora, qui è importantissimo salvare. Adesso poi vi spiegherò perché. Voi mi raccomando salvate qua, perché adesso c'è una cosa da fare che non potremo più ripetere. Allora adesso però vi devo anticipare un po' questa cosa perché sennò è difficile da spiegare dopo. Adesso avanzando Cloud cadrà da questo ponte e durante la caduta potremo spostare Cloud a sinistra o a destra. E premendo il tasto, se usate i comandi della PlayStation 1, tenendo premuta la freccia sinistra o destra e premendo il tasto rotondo ripetutamente. Adesso infatti cadremo 3 volte e avremo 3 tentativi per prendere 2 oggetti. Però una volta che Cloud cadrà, non potrà più ricadere nello stesso punto, quindi per questo vi consiglio di salvare prima nel caso in cui non riusciate a ottenere questi oggetti. Almeno potete ricaricare. Io adesso prenderò prima l'oggetto di sinistra, poi cadrò un'altra volta e poi l'oggetto di destra. E comunque avete un altro tentativo, un terzo tentativo per prendere uno dei due oggetti se non siete riusciti ad andare nella direzione che volevate. Volendo potete evitare di cadere premendo subito rotondo, però così facendo non potete più ottenere questi oggetti. Infatti vi consiglio di cadere e di recuperare subito questi due oggetti. Allora andiamo. La prima caduta è di qua. Ok, ce l'abbiamo fatta.
Avete tre tentativi e gli oggetti sono due, quindi male che vada, se sbagliate una volta potete ripetere poi, potete provarci altre due volte, però vi consiglio di prenderli subito. E abbiamo ottenuto un'arma per Iris, Wizard Staff. Adesso poi la vediamo. Allora, vediamo subito l'arma. Eccola qui, Wizard Staff. Questa poi, se non mi sbaglio, fa guadagnare il doppio degli AP e ha crescita doppia. E invece di qua c'è un'altra arma, questa volta per Barrett, la V-Machine Gun. Questa è un'arma che fa guadagnare il doppio degli AP. Ed è anche un mitragliatore, quindi è un'arma da lungo raggio. E adesso, infatti, volevo equipaggiarla a Barrett. Anzi, mettiamolo subito in difesa, così non mi dimentico. Però gli devo togliere una materia. Sì, in realtà questa potevo metterla qua. Non so se... Toglierei la enemy skill, perché per il momento non ne possiamo imparare di nuove. Sì, facciamo così. E allora, sì, mettiamo l'arma. Perfetto. Sì, tanto adesso Hall non serve più. La lascio qui perché preferisco che aumenti di più, che cresca più rapidamente. Va bene, allora, io adesso vado di nuovo a salvare, però. Preferisco salvare ogni volta. Anche perché preferisco ottenere subito quegli oggetti al primo tentativo. Perché poi, come vi ho detto prima, ci sono tre tentativi. Però è meglio prenderli prima possibile. Allora, andiamo subito a salvare. Va bene, andiamo a prendere il secondo e ultimo oggetto. Ecco, adesso però a destra dovrò andare. Dovrò andare a destra. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo era l'ultimo oggetto da recuperare. Adesso vediamo che cos'è, poi vado subito a salvare però. È una stellaria. Questo è un altro Star Pendant. Adesso possiamo avere l'immunità dal veleno con tutti e tre i personaggi. Infatti, eccolo qua. Era uno Star Pendant. Questa era la parte difficile, tra virgolette. Adesso però faccio un altro salvataggio perché... che almeno così siamo già a posto. Allora adesso poi, la prossima volta che cadremo, io in genere lo lascio cadere in centro perché così controllo di aver preso tutto. Però in teoria se non volete cadere poi premete il tasto rotondo subito, così poi Cloud non cade. Sì, magari poi nel prossimo scontro scapperò, tanto questi li conosciamo.
Adesso qua vicino, se non mi sbaglio, c'è l'ultima caduta. L'ultimo buco. Allora, qui c'è un turbo etere. Adesso qui, se voi non volete cadere, premete rotondo prima. Io adesso lo lascerò cadere in centro. Sì. Diciamo è una cosa che preferisco fare perché così controllo se ho preso tutto. Allora, di qua non va più. Però tanto sono due oggetti, uno a sinistra e uno a destra. Comunque, mi raccomando, perché avete tre tentativi, salvate prima e vi consiglio di prenderli subito i primi due, così vi togliete il pensiero e ottenete subito gli oggetti. E qui c'è la materia trasforma. È una magic materia. Faccio vedere subito qual è. Eccola qui, Transform. Con questa qui potete trasformare i nemici in mini oppure in Toad, in rana. Allora, adesso dovrei aver raccolto tutto. Andiamo prima di sotto. E qui c'è il resto del gruppo. Oh, Cloud, meno male. Non possiamo andare avanti con il ponte alzato. Penso che i comandi si trovino in quel capanno laggiù. Ma ci sono troppi mostri in giro e io non ce la faccio. Il capanno è questo. Forza, Cloud, riposiamoci un attimo. Ok, allora, qui se volete potete cambiare il gruppo, però adesso io preferisco tenere questi personaggi. Muoviamoci. Sono stanca. Mi sento sicura con te, Cloud. Sto a pezzi. Va bene, allora adesso dobbiamo andare a sbloccare il ponte, ad abbassare il ponte. Allora, qui ci sono questi funghi. Proviamo a vedere se basta Matra Magic. Ma credo di sì, non hanno molta vita questi. Sì. Adesso comunque è importante avere almeno 3000 gil, perché poi ci serviranno nella prossima area. Adesso poi vi spiegherò. Allora andiamo di sopra adesso. E dobbiamo andare dall'altro lato, sbloccare il ponte. E poi dovremo ritornare qui indietro e ripassare anche noi. Direi che adesso possiamo scappare, tanto li abbiamo già visti questi. Cloud, in bocca al lupo. Cloud, vai. Abbiamo le cheerleader. Ok, siamo arrivati. Si sta stretti qua dentro. Forza, Cloud, non distraiamoci. Vediamo, è questo. Forse girando questo, qualcosa succederà. Fallo. E infatti adesso abbiamo abbassato il ponte. Loro sono passate e poi dovremmo ritornare indietro e passare anche noi. Però prima c'è una cosa da fare, eccole qua. Che infatti qui sopra c'è qualcosa da fare, adesso lo vediamo subito. Possiamo passare di qua.
Ehi! Che vogliamo fare? Allora, qui c'è un tesoro da prendere. Potremmo ottenere infatti 10 code di Fenice. E io infatti lo voglio prendere, però dovremmo sfidare un nemico per poterlo raccogliere. Quindi prendi il tesoro. Sono tempi difficili, prenderò il tesoro. Adesso infatti dovremo sfidare il Cocatolis. Infatti adesso abbiamo ottenuto 10 code di Fenice. Anche perché costano 300 gil l'una e ho preferito raccoglierle. Va bene, allora di qua poi non si può più proseguire, la strada è rotta e dovremo ritornare indietro. Utilizziamo Shiva. Allora, ritorniamo indietro e adesso possiamo passare anche noi. Ecco, adesso qui in questo bivio non proseguite di qua, ma andate qui a sinistra. C'è un passaggio segreto e c'è un luogo da visitare. Beh, questi, visto che sono così, ne approfitto. Abbiamo fatto l'attacco a tenaglia. Non capita spesso. Andiamo di qua e qui c'è questa grotta dove ci sono un po' di oggetti da raccogliere e poi possiamo parlare anche con quel tizio. Allora, qui c'è una tenda, poi del fosforo e dovrebbe essere il Mind Source, sono quegli oggetti che aumentano le statistiche. E questi invece sono gli steroidi e questi sono sarebbe il Power Source. Ehi amico, come sei finito qua dentro? In ogni caso mi spiace, ma non posso aiutarti. Ragazzo mio, Correle è andata in malora. Era una città famosa per il carbone. Si diceva che ci fosse più lavoro lì che in ogni... Beh, insomma, hai capito. Ora non è altro che un immondezzaio. Io, il mio bulldozer, siamo tutti senza lavoro. Niente lavoro, neanche a parlarne. Tutto ciò che mi resta è cercare di sopravvivere in questo buco. Allora, possiamo andarcene.
Adesso dobbiamo andare a destra. Dobbiamo andare di qua. E possiamo raggiungere il resto del gruppo. Io direi di scappare, tanto direi che tanto li conosciamo a memoria adesso qui i nemici. Ecco, adesso qui su questo ponte fate attenzione perché potrebbe capitare Pyros. Ed è molto pericoloso, anche perché poi qui ce ne sono due nella battaglia. Eccolo qua. No, finiamolo con Ice, come ho fatto prima. Anzi, ne approfitto e provo a rubargli un altro di quell'oggetto. Va bene. Ma finiamola adesso con Ice. Devo stare attento a non attaccarlo. E basta farglielo due volte. In genere qua me ne capitavano anche due insieme. Però dipende, a volte o è uno o sono due. Comunque, siamo passati. Tu sei... Ehi, è tornato. Aspettate qui. Guarda chi si rivede, non avrei mai creduto di rivedere la tua brutta faccia. Quella gente laggiù sta con te. Mi dispiace per loro, andare in giro con una condanna a morte come Barrett. Hai una bella faccia tosta a tornare qui. Guarda questo posto, Nord Corel è ridotta così solo per colpa tua. Perché non dici una parola? O ti sei già dimenticato quello che ci hai fatto? Mi spiace. Non vali nemmeno la mia rabbia. Non perdere tempo con quella specie di Robocop. Avete sentito? È stata solo colpa mia, tutto distrutto. Qua c'è qualcosa che noi non sappiamo. Ma lo scopriremo a breve. Allora, adesso qui siamo arrivati a Nord Corel. Adesso esploriamo un attimo questo paese e poi direi di andare a salvare. Lo sai chi ha ridotto Nord Corel ad un ammasso di rifiuti? Sparisci, hai capito? Vattene. Per tirare avanti qua l'unico sistema che ci resta è raccogliere spazzatura. Andiamo un po' qua. Il prossimo treno arriverà presto. Il nonno era un ingegnere dei treni a carbone. Non ha ancora perso le vecchie abitudini. Vediamo un po' anche qui che se c'è qualcuno. Sì. Tutti sanno che quell'incidente non poteva essere evitato. Ma la gente non è felice finché non ha dato la colpa a qualcuno. Vorrei lasciarmi alle spalle questo schifo di città e iniziare una nuova vita. Avessi una dune buggy, attraverserei il deserto a sud e andrei nella città oltre il fiume.
Brillava qualcosa dal fondo del pozzo qua fuori. Se riuscissi a prenderlo, lo venderei per andarmene al Goldsauser. Infatti poi il Goldsauser è la nostra prossima meta, che poi vedremo nel prossimo video. Ed è importante avere almeno 3000 gil, perché poi dovremo acquistare il biglietto per poter entrare, e il biglietto costa 3000 gil. Ti prego, compra qualunque cosa. Ah, questo ci vende gli oggetti. Ma io direi che gli vendo solo le armi che abbiamo rubato. Lì la Diamond Pin, eccola qua. Ne vendo tre, ne tengo una. Tanto una vale 650. Vendiamone tre. E poi altre armi doppie. Va bene. Così abbiamo fatto qualche altro soldo. Cosa vuoi? Compriamo prima qualcosa. Allora, ecco, qui vi venderà la materia che abbiamo raccolto prima, la materia Transform. E poi vende anche questi nuovi oggetti. Questo cura rana, frog. Questo invece è small, mini. E questo pietra. E queste cose qui. Io direi di comprare magari almeno 5 di questi. Di ognuno. 5 e 5. Poi sentiamo cos'altro ci dice. Per il Goldsauser? Prendi la strada a sinistra, porta alla stazione. Lì troverai la funivia che arriva al Goldsauser. Anche se non significa molto per noi, poveracci. No, basta, niente, grazie. Se vuoi sopravvivere, è meglio che compri qualche arma da me. Ecco qui, infatti, potete acquistare il Carbon Bangle e la Force Stealer. Questa è l'arma che abbiamo ottenuto davanti alla nave cargo nel porto di Janun, quando abbiamo fatto quel minigioco che ci ha fatto ottenere appunto quest'arma da Rufus. Infatti, se non l'avete ottenuta in quel punto del gioco, potete acquistarla adesso. Però non comprerò niente. Poi vediamo un po' qua sopra. A cosa vuoi giocare? Come posso continuare a vivere in una città che ha perso tutto? All'inferno, insieme al reattore Mako. A causa loro, mio marito ha avuto un incidente. Era un uomo così forte. Ma il pozzo che diceva era questo. Però non possiamo fare niente. Ho sentito che farsi tatuaggi va molto di moda in città, è vero? Qua gli possiamo dare tutte e due le risposte. Non lo so. Davvero? Ho notato un uno tatuato sul braccio di un ragazzo che andava alla funivia. Indossava un mantello nero fortissimo. E invece diamogli questa risposta. Sì, è vero. Forse potrei tatuarmi uno zero. Per un poveraccio come me, uno zero è perfetto. E invece qui potremmo riposarci. Salve, sono 50 gil a notte. Volete una stanza? Sì. Buon soggiorno. Se c'è qualcosa, no. Va bene, allora direi che possiamo, vado a salvare e poi mi fermerei qui per questo video, perché poi di qua si va al Goldsauser, ma lo vedremo poi nel prossimo episodio. Ma qui volevo farvi vedere, però non so se si vede. Ecco lì, vedete in alto a destra c'è l'ingresso del Monte Correl, ed eravamo lì all'inizio del video. Abbiamo fatto infatti
tutto questo pezzo qui, tutta la montagna. Allora, salviamo. Va bene allora, io direi che mi posso fermare qui. Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. E vi do appuntamento con il prossimo episodio di Final Fantasy VII. Alla prossima, ciao a tutti!